Anche quest'anno non mancherà il rombo degli arleisti che parteciperanno alla Crono Alps 500, che coincide con il primo raduno Crono Alps 500 Città di Salò. Ai nostri microfoni illustra la manifestazione e il percorso Oliviero Saleri. Allora, innanzitutto, come tutti gli anni, la Cronos Alp cambia e varia completamente il percorso. Diciamo che l'unica strada che è sempre uguale è quella, la Gardesana della Sponda Bresciana. Quella è una classica ormai che abbiamo voluto mantenere anche per questa edizione. Quest'anno andremo anche un pochino nel Mantovano, faremo la zona del Lugana, per poi passare alla zona del Valpolicella e poi invece tornare in Trentino, dove la Cronos Alp ha sempre fatto tappa tutti gli anni, per poi ridiscendere verso il lago di Garda e così. Questo in entrambe le tappe, più o meno il percorso si svilupperà così. In realtà sono tre tappe, perché facciamo una tappa il venerdì mattina, una tappa il venerdì pomeriggio e la terza tappa tutto il giorno il sabato. 8 e 9 luglio quest'anno, 7 giovedì 7, e le verifiche sportive e le premiazioni termineranno la manifestazione il sabato sera. Tutto il quartier generale quest'anno, a differenza degli altri anni, anche se la partenza è sempre qua dalla concessionaria, sarà a Salò, perché il Comune di Salò ci ha dato il supporto totale per poter organizzare una manifestazione. Infatti la cosa importante è che la Cronos Alp sarà la gara di regolarità all'interno di un raduno che durerà venerdì, sabato e domenica. Le iscrizioni chiudono il 15 di giugno o a 100 partecipanti. La cosa importante è che la partecipazione è già sempre nella media degli altri anni, intorno ai 120 equipaggi come prospettiva, ma soprattutto quest'anno ci sono già un 15% di stranieri che vengono dal Lussemburgo, dalla Germania, dalla Svizzera, dall'Austria, e tutto questo è di grande importanza per noi. La cosa sicuramente fondamentale è che la Cronos Alp sarà anche un raduno e quindi la gente potrà sia correre e partecipare alla manifestazione agonistica, diciamo così, anche se agonistico per modo di dire, e sia partecipare solamente al raduno statico, oppure farle tutte e due, perché la domenica è la giornata libera per tutti e quindi anche per quelli che fanno la gara. Sui social sicuramente ci sarà la possibilità di seguirci con i vari post man mano che la gara si sviluppa e l'evento si sviluppa. Sul sito, che sarà collegato al nostro sito, anche le classifiche in diretta della competizione. Il sito internet è www.cronosalp500.com e da lì si può accedere sia a Facebook che al sito dei cronometristi.